Bentornati da Quinta Colonna. Abbiamo fatto la discesa. Da dove siamo arrivati? Qua. Da su là siamo scesi col. Da quella specie di canna, di bambù, di liana, scusate. La strada del ritorno non è così male. Sarà perché so che presto saremo al sicuro, ma non ancora. Sento dei rumori inquietanti. È tutto contento lui di tornare a casa, eh? Sì, giusto per di qua. Dove c'è la parte arancione qua? Il traguardo è in vista, giù per quella pianta, ancora una volta. Oh, ci è mancato poco. Ci è mancato poco. E poi torniamo dai nostri amici simpatici Rex, T-Rex. Non mi sembra che nessuno di questi si chiuda. Non credo, eh? No. Vediamo un po' se c'è Nora. Ti prego, torna qui. Dov'è Laika? Laika, vieni. Ehi, Laika? Laika non si trova. E questo mi fa pensare che magari possa essere accaduto qualcosa. Ogni tanto ci sono questi sbalzi poligonali. È completamente. Ma tutta l'immagine sbalza completamente. Ah, cos'era? Ah, questo era il laser. Sento dei rumori. Sai, Robin, avevo delle buone ragioni per temere per la tua sicurezza, ma ti sei dimostrato un abile avventuriero. Adesso torniamo a casa. Abbiamo fatto molto oggi, se ci pensi. Mi hai aiutato a sconfiggere gli pterosauri alla fattoria, correndo pochissimi rischi. Hai aiutato un piccolo a ritrovare la sua famiglia senza essere schiacciato. E, ancora più incredibile, hai attraversato quella giungla ostile con il talento e il coraggio di un grande avventuriero. Forse dovresti sfruttare di più questo tuo talento da esploratore. Ed eccoci usciti, vediamo un po' se siamo usciti dalla giungla. Sì, a questo punto qua sì. Vediamo un attimo. Per la giungla di là. Io credo che bisogna andare per di qua. E poi dovremo essere a un buon punto. Ah, qua però adesso ricomincio a perdermi. No, qua stiamo andando dai dinosauri, mi sa. Sì, qua è qualche tramuso, però voglio avere la certezza.
qua dai dinosauri, quindi si torna indietro. Ecco sti... Oh! No! Torniamo indietro. Dove è andata la tua amica? È sparita? Non te ne prego, torna qui. Sarà sicuramente tornata a casa. Andiamo anche noi, forza! Allora, per forza di qua. Per la fattoria. No, però mi viene il dubbio che noi dobbiamo andare di qua. Sì. Dovrebbe essere la strada buona, eh? Se non sbaglio adesso dovrebbe comparire il cancello. No, qua invece mi sembra che stiamo ritornando. Dove c'è il Grobot? No, invece la strada è giusta. Siamo tornati alla base. Perché credi che sparisca? Quella creatura che abbiamo sentito ruggire nella giungla deve essere parte della spiegazione. Allora, vediamo un attimo cosa ci dice di fare. Se c'è qualche... Qua siamo entrati, usciti dalla giungla. Abbiamo fatto tutto qua. Ah, questa è l'astronave schiantata, credo. La fattoria e la casa. Io tornerei quindi... Ma voglio vedere un attimo le unità X. Ah, c'è un'unità X in più, eh. Costruzioni, scientifico, scientifica. Voglio un attimo sentire questa. Pronto? Comando? Qui l'unità X96450, divisione scientifica. Sono sopravvissuto a un atterraggio planetario inaspettato, ma ho... Sì, questo l'abbiamo già sentito. Sì, 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 sì. Quindi indietro. E le altre anche le abbiamo sentite. Ne ho mancata una. Andiamo un po' a vedere se Laika... si è nascosta da queste parti qua. Aridaie. Si sente ancora quel versaccio. Eccolo là. Là vedo qualcosa in lontananza. Gli sterodattili. Sì, mi sembra che sono sterodattili, quindi... Dove stai andando? Ehi, Laika! Andiamo un po' a vedere qua. Mi sentono come delle esplosioni. È come se qualcosa stesse entrando nell'atmosfera.
Vediamo un attimo. Siamo lì sul crepaccio. Io direi di tornare dentro nella capsula. Anzi, vediamo se mi dice di fare qualcosa d'altro. No, no, non mi dà più nessuna. Perché ciao? Ad ogni modo. Dove stai andando? Eh? Vediamo un po' se magari qualcuno ci ha. Qua era tutto vuoto. Si è riempito, c'è stato uno sbalzo. Niente. Quindi proviamo. Qua sta veramente sclerando adesso, però. Qui c'era il telefono. Questa è una capsula d'emergenza del veicolo spaziale Smeralda. In caso di atterraggio su un pianeta, la tua priorità è sopravvivere e trovare altri membri dell'equipaggio. Assicurati che i transponder di emergenza nella capsula e nella tua tuta siano attivati. Assicurati di avere sempre i seguenti beni in ordine di importanza: acqua, cibo, rifugio, fonte di calore e possibilità di inviare segnali. Trasmetti regolarmente il tuo stato e cerca in tutti i canali altri sopravvissuti. Qua sento un rumore. Non mi ricordo se c'era questo suono all'inizio. È questo. Però non mi fa fare nulla. Vediamo un po'. Non mi dà nessuna missione. Ehi, Laika! La barriera che generalmente non ci lasciava passare e che qua è stata buttata giù, la vedo adesso. Guarda che cosa ha fatto a questo recinto. Adesso chiunque potrà passare. Aspetta, intendevo chiunque tranne te. Che cosa? Stai passando da lì per inseguire la tua bestia e il recinto. Ecco, adesso qua vediamo un po'. Scusate, continuo a mettere in pausa, ma voglio capire se mi dà qualche. Ah, ok, la pozza. Quindi c'è la pozza. Corri troppi rischi per quell'animale. Spero che ne valga la pena. Non sarei sorpreso se fosse andata a cercare il suo branco. Dopotutto è un animale selvatico. Non prova amore, soltanto istinto. Il suo nome è Laika. So che le vuoi bene, ma non mi sembra il caso di darle un nome. Non si danno nomi agli animali selvatici. Adesso qua appena salva la partita ci salutiamo. Solo perché hai attraversato la giungla incolume non significa che puoi andare al cimitero. Se abbiamo chiuso quel recinto ci sarà una ragione. Ma non è che la ragione è enorme, non può essere passata di qua.
Classico. Classico cosa? Non è che vuoi tenermi alla larga da qualche cosa? Eh? Che non vuoi farmi vedere qualcosa di particolare? Questo è interessante. Bene, io direi di salutarci qua. Un saluto e un abbraccio a tutti quanti e al prossimo gameplay. Ciao ciao!